Roll and die! Le guardie provano ad urlare, chiedendo aiuto, aprono la bocca, ma non emettono suono. Poi vi guardano e vi carica. Disgustosi. Iniziativa per forza. Potete tirare iniziativa. No, ho fatto 1 più 4, 5. Io ho fatto 7. Io ho fatto 6 più 3, 9. Allora, vanno prima le guardie. Quella più indietro si gira verso Sannix dopo che voi avete incrociato gli sguardi. Sguaina la spada e ti carica. Ti arriva addosso. Tu sei sul bordo della porta. Sì. Lui fa per colpirti, ma tu lo vedi che si è girato, fa il mezzo passo indietro e nel colpirti lui sbatte leggermente la spada sullo stipite della porta e riesce a schivarlo. L'altra guardia, invece, quella più vicino a Pinzo e Carlo, si avvicina a Carlo che è in prima linea, anche lui ha uno stocco, prova a tirarti lo stocco addosso, ti prende su una spalla, ti infilza lo stocco e ti fa... Ha crittato perché ha riso quel tumore. 7 danni. 7 danni. 7 danni, mi disse il colera. Allora. Lo stocco per l'appunto si infilza, questo poi lo sfila, lo impugna per difendersi dal colpo che ti sta per arrivare e tocca a... Sammy. Ok, allora quello che faccio è tiro fuori la spada corta perché non ce l'avevo estratta e lo spado. Lo spado. Lo spado. Sì, sì, non è che c'è molto da fare, adesso non c'è neanche i cortili. Lo spiedi. Lo spiedi, sì, lo spiedi. Ma è spiedi o... Allora, ti un saluto allo spado. 4 più 5 è 9. Ok, non lo prendi nemmeno tu. Mm-hmm. Estrai la spada come dicevi. Cerchi di colpirlo, lui dalla spada che aveva colpito lo stipide fa per ritirarla, cerchi di andare verso il suo corpo e nel momento in cui ti avvicini lui mette la spada che va lì per proteggersi e non lo colpisce. Ok. A Carlo. Allora, impugno il mio martello e faccio ciò che devo fare, lo colpisco, ci provo almeno. Per i ragazzi a casa il nostro allenamento è caotico malvagio. Non è vero. Non è vero, se vai a guardare le creazioni dei personaggi che abbiamo fatto con tanta cura e su cui ci abbiamo speso tempo, nessuno di voi mi ha detto che la quelle creazioni malvagio. Personaggio sono state una perdita di tempo, cioè hai fatto pure creare il nome segreto. Io ho perso un sacco di tempo per quella cosa. Io ci ho provato. Poi, a parte che ci sarà l'occasione in cui ve lo tirerò fuori, ma questi nomi segreti mi avete tirato fuori, lo sapete, due nomi del cazzo, mi sembra. Cioè, due nomi inutili e uno del cazzo. Ho fatto 18 più 5, 23. Per colpire. Poi direi che lo prendi. Allora gli tiro una bella martellatona in testa da... Eccoci qua, 13 danni. Nel momento in cui lui tira lo stocco fuori dalla tua spalla, inizia a colarti del sangue sul frac, tiri fuori il martello che avevi nella borsa con un servante, lo alzi, sdang, glielo sbatti in testa, questo prende il colpo qua giù e si fa un gran male. Allora, io inizio a correre sulle scale, ok, e prendo come punto di appoggio il muro che ho lì di fianco sulla mia sinistra per appunto saltarci sopra e con un ulteriore balzo finire praticamente ad altezza testa della guardia e in volo tirargli due calci in testa. Un'acrobazia sulle scale praticamente. Esattamente. E allora ti tiro. Vai. È molto così pirotecnico Pinzo nel combattere. Sì, forza. Allora, vabbè. Primo tiro fatto 8 più 6, 14. Secondo fatto 14 più 6, 20. Ok, solo il secondo va a segno, quindi tira per i danni al secondo. Ok, 2 più 4, 6. Ok, e muore.
Quindi se vuoi... domanda, se me lo lasci come mia scelta. E il mio obiettivo è tirargli appunto questi calci, e però non voglio ucciderlo, ok? Voglio fondamentalmente farlo svenire, ok? Quindi il mio obiettivo è tirargli dei calci, però senza mirare dei punti vitali. Quindi è semplicemente... Ok, quindi vuoi un colpo non letale. Sì, basta che il risultato sia sempre farlo svenire. Ok, perfetto. Questo prendi calcione qua secco sul collo, questo gira il collo, prende, già era abbassato perché la botta di Carlo l'aveva mezzo steso, va a terra e cade, probabilmente non morto ma sicuramente svenuto, non più in grado di combattere. E l'altra guardia invece prova di nuovo a urlare. Quindi Sannix, vedi che davanti a te questo cerca di sbraitare, vedi proprio i polmoni che si gonfiano e lui cerca di buttare fuori qualcosa, ma non riesce. No, Andy, perché non è scemo questo imbecille. Nemmeno questo fa rumore perché siete tutti nell'area del silenzio. Questo ha la tua pernacchia, sì. Riprende la spada, la impugna nell'altro verso. Nell'altro verso? E ti colpisce. No, impossibile. Quanto mi fa? Ti prende con il rovescio dell'arma di striscio, non ti fa un gran male, ti graffia leggermente il vestito lungo una spalla e ti fa 4 danni. Questo graffi pare comunque meno danni, quantomeno. Tocca a me, giusto? Sì. Allora io aspetto e ritardo la mia azione dopo i miei compagni. Perché, okay, perché voglio, voglio il favore dei miei compagni. Perfetto. Carlo, vai. Entro nell'area di silenzio, mi avvicino a qui l'altra guardia, faccia da buono generico, e tento di colpirlo. Hai vantaggio perché è fiancheggiato. E ho fatto grid positivo, quindi vabbè. Oppala, neanche tanti, hanno tirato male. 14 danni, e... lo colpisco qui in mezzo alle scapole. In mezzo alle scapole? Sì, da dietro. Perfetto. Prendi il martello con cui avevi appena atterrato l'altro, arrivi da dietro questo qui che non ti sente arrivare, essendo che siete tutti nell'area di silenzio. Questo è ancora concentrato su Sannix e gli ha appena fatto la pernacchia. Prendi e gli tiri una martellata di lato, sbattendolo in avanti contro la porta e facendolo accasciare. Rimane accovacciato. Il mio obiettivo è partire di corsa e arrivando lì tirargli una ginocchiata in testa e poi dopo una gomitata sulla schiena. Sempre danni non letali o danni letali? Danni non letali, ovviamente, non lo voglio uccidere. Ginocchiata non sulla letali, testa, danni non letali, dai. Allora. Sì. Ma io sono io sono monaco, so benissimo quali sono i punti di vita. No, è vero. Tu testa sì, qual è? Tocchi con un dito e crolla. Ho fatto 14 più 6 20 il primo e il secondo 9 più 6 15. Lo prendi con entrambi. Ok, allora il primo 2 più 4 6, secondo 2 più 4 6, quindi 12 danni. Che va a terra anche questo, se mi vuoi ruolare anche questo. Sì, parto di corsa e lo prendo prima con una ginocchiata in testa e poi dopo, subito dopo, una gomitata sulla schiena per farlo accrollare totalmente. Classici danni. Va a terra, probabilmente non morto, anche questo sicuramente svenuto. Tra l'altro questo era pure ben piazzato, immaginati 1,90 m di uomo veloce, quello avevano tutti questa armatura non pesante, però comunque abbastanza ben messi, tutto di metallo, e si sa che più grandi sono, più rumore fanno quando cadono, ma non in questo caso, perché no, nel silenzio non si sente. Questo cade a terra e come una piuma si adagia davanti a Sannix. Adesso potete tornare appena si vuole dal combattimento. Appena il tipo da terra, io gli faccio segno di fermarsi e poi gli dico di mettersi e innanzitutto indico, faccio pietra, ok?
e indico quella cosa che sta Vuoi farlo senza parlare? No, giusto perché tanto non... Vince, tutto bene? No, sto facendo una cosa. Ok. Vado lì e gli tiro uno schiaffo. A chi dei due? A Sunnix. Ok, prendi lo schiaffo. Beh, puff! E ovviamente non si sente niente perché... Io faccio un attimo due passi indietro, uscendo dall'area di silenzio. Faccio segno. Mi okay. sembra un po' più pratico, ragazzi. Uscite in che direzione? Verso le scale, direi. Qua. Potete tornare a parlare. Master, mentre loro parlano, voglio dare un'occhiata per vedere se c'è qualcuno che sta venendo verso di noi, se sento rumori, e parlare, vociare, in questa direzione. Dai un'occhiata nel punto in cui hai visto sparire le guardie, nell'area del caffè, quando siete arrivati, che stavano girando l'angolo, e da lì non senti rumori. E poi, dopo che Sannix vi comunica che c'erano delle altre guardie che stavano probabilmente facendo il giro dalla sala della pietra, ti giri, ma anche da quel lato non parevano arrivare nessun tipo di rumore. Appena usciamo, allora dico, ok ragazzi, molto velocemente, dentro la stanza della pietra ci sono altre quattro guardie. Quindi mi stavano inseguendo, quindi probabilmente a breve usciranno dalla porta. Quindi potremmo metterci ai lati e prenderli soppiatto. Attacco sorpresa. Io faccio così, io aspetto un minuto, due, poi dopo se non succede niente si entra, ragazzi. Infatti io faccio tipo segno di aspettare, poi se appunto vede che nessuno arriva dopo poco, cioè entriamo tutti quanti dentro. Ok, quindi vi acquattate nella zona della porta qui. Sì. Tempo proprio un minuto, proprio, cioè, ma anche poi anche meno in realtà. Tempo, cioè, tipo, la mia era proprio una roba che dovrebbe succedere secondo la mia. Secondo Sonic dovrebbe succedere a brevissimo, ok? Dammi un quanto tempo aspetti. Ti aspetterei proprio 30, 12 minuti. No, perché più che altro dopo se poi fanno il giro, dopo sono tutti là. Vabbè, comunque va bene, io aspetterei. Sai, un minuto e mezzo, 2 minuti, va bene. Vi acquattate nella zona della porta, dopo circa una trentina di secondi, mentre state aspettando, dalla zona del caffè sentite dei passi di guardie che arrivano e che stanno urlando. Ci sono stati degli intrusi, chiamate rinforzi! E si avviano verso la zona vostra, nella sala dell'allosauro. Allora a quel punto lì entriamo, se vediamo quelle guardie che sono dall'altra parte. Forza. Ehi, piccola interruzione per ricordarti che se il video ti sta piacendo puoi iscriverti al canale. Poi, dopo che l'hai fatto, puoi anche cercare Roll and Die e trovarci sui nostri altri social. Se proprio vuoi esagerare, abbiamo anche una pagina Ko-fi dove puoi offrirci un caffè per sostenere il progetto. Se ti sei perso, non ti preoccupare, rollandai.it e trovi tutto. Buona continuazione. No problem, entrate nella sala della pietra, è vuota. Comunque, io appena entriamo nella stanza dico, ok... La pietra quella lì, io non l'ho presa perché ci sono dei glifi sopra al... Quindi cerchiamo di capire velocemente cosa sono, se no lo mettiamo dentro alla borsa al volo e scappiamo. Do un occhio. Ok, in quel momento la pietra che vi ammaglia perché sta continuando a emanare questi bagliori intermittenza di un chiaro verde... emana un bagliore molto più forte che inonda tutta la stanza e la illumina di verde, praticamente come se fosse giorno, e mi fate un tiro salvezza su saggezza. Dai che si fallisce. Non so che non va molto bene, però... 6. Godo, 17 più 2, 19. 19 più 2, 21. Pinzo e Sannix, vi coprite solo gli occhi leggermente, evitando di rimanere completamente accecati da questo lampo. Carlo, invece, non fai in tempo a coprirti gli occhi, questo bagliore ti prende
e senti una scarica di adrenalina dentro il tuo corpo. No. E come se fossi rinvigorito, come se ti fossi appena svegliato, senti proprio i pugni nelle mani, come se riuscissi a spaccare tutto. Ci sono un stacco di goblins. Non ce l'ho più. Prendiamo la cazzo di pietra. Vai. Ragazzi, voi No, no, pietra, non mi interessa, pietra. Okay, pietra. Carlo, prendila, Carlo, prendila. Okay. Master. No, prima... Prima mi avvicino un attimo al volo, do un'occhiata così a questi glifi. Sembrano qualcosa okay. di... Ok, fammi una prova su Arcano. 17 più 2, 19. Guardi i glifi, è roba che in realtà non ti è troppo nuova. Si tratta di una magia di protezione. Probabilmente il piedistallo ha subito un'impostazione per la quale se viene modificato quello che c'è sopra e non rispetta certe condizioni, si attiva un effetto. Che effetto? Guardi dove sono i glifi e noti che ci sono delle venature che portano dal piedistallo alle porte vicine nella stanza, e quindi fai 2 più 2 e dici: io faccio qualche cazzata qui col piedistallo, probabilmente fram si chiudono le porte. Ragazzi, se spostiamo la pietra le porte si chiudono. Beh, ma si chiude anche la porta muro? Tutte, master, giusto? Tutte le tutte, porte. Tutte, sì, anche la porta quindi... muro. Ci sono delle finestre, ci sono delle finestre qua. Finestre no. Allora, allora però ho un'idea. Esatto, la possiamo sostituire. Io ho preso delle pietre che erano qua di fianco. Quindi ne tiro fuori una, gliela faccio vedere. È tipo più o meno simile, magari dimensione a quella lì esposta. Sono tutte quelle che erano a fianco, erano quattro pietre, okay. Quattro belle pietre, ma nessuna di quelle era verde. Okay. E nessuna di quelle è della dimensione bella massiccia. Perché questa immagine è proprio una pietra. Okay, okay. Un pietrone abbastanza massiccio di quella centrale. Quella che mi hai parlato invece la scorsa sessione, quella che c'era nella vetrina lì qua di fianco, era molto più simile. Quella nella sala delle gemme preziose di due sessioni fa. Sì. Sì, quella sicuramente è molto più simile. Ok. Allora, io ho queste, se no c'era anche quella gemma verde che vi ricordate che abbiamo visto nella sala delle gemme preziose, quella lì oltre a questa porta muro. E quella è molto più simile. Ma... è possibile disattivare questo effetto con tipo uno scassinare o qualcosa? Cioè disattivare questa protezione? E disattivare l'incantesimo in sé no, cioè non hai modi di farlo, sì. Probabilmente qualcuno sarebbe in grado, ma nessuno di voi tre sicuramente. Dall'altro lato il blocco che vedi alle porte, non è che le porte compare magicamente un muro che serra le porte, cioè, la porta ti si chiude, ti si blocca, tu come hai scassinato le altre probabilmente... puoi scassinare anche questa, puoi sfondarla, puoi... quello che vuoi. La porta è in legno, vero? La porta... sì, le due porte che danno, uno sull'ala di dietro e uno da quella dell'allosauro, sono in legno, mentre quella del muro è di pietra. Oh. Allora, ragazzi, se le porte si chiudono, io posso anche scassinarle, non è un problema. Ragazzi, spacchiamo le porte, spacchiamole in due. Ok, allora facciamo così. Io rimarrei ancora sulla roba dello scassinare, perché mi sa che Carlo è abbastanza bravo. La prendiamo, tu Carlo ti metti subito lì davanti alla porta, così velocemente puoi scassinarla. Okay. Io la metto nella borsa conservante, mal che vada scappo su verso l'attico e... Beh, volendo possiamo anche prendere uno di questi tavoli e metterlo in mezzo alla porta, così quando si chiude sbatte anche... contro il tavolo. No, ma tanto pinzo è forte, non lo mettiamo in mezzo e blocca la porta. Beh. Non lo so. Comunque, vediamo. Dai, ok. Ma facciamone una delle cose. Dobbiamo essere veloci, vai. Prima cosa, dopo questo discorso, un'informazione importante. Cioè, quanto avete tutti quanti di percezione passiva? Un botto, però. Mai usata. 12. 14. 14. Ok. 14 è tanto. Allora... tutti quanti vi accorgete che c'è movimento nella sala dell'allosauro, probabilmente le guardie che erano giusto lì per entrare che avete schivato per un pelo,
e sentite anche dei passi più vicini alla porta e poi i passi non li sentite più. Sono nell'area di oltre a quello, mentre vi guardate intorno per cercare possibile via di uscite, robe, notate in alto a sinistra, vicino alla porta, una presa dell'aria, tipo una grata abbastanza grande, sicuramente abbastanza grande per Pinzo e Sannix, per Carlo non direste, non molto fattibile. Però è piazzata abbastanza. Ragazzi, allora Carlo, potresti far finta di darti un colpo in testa? No, non un'altra volta. È un'ottima idea. Pinzo, cosa ne pensi? Secondo me è un'idea incredibile. Sarebbe più che ottima. Non lo farò. Carlo, tranquillo, fuggiremo noi attraverso quei condotti d'aria. Tu te la caverei con le tue teste. Sto cazzo. Volendo potremmo bloccare le porte da cui stanno arrivando le guardie. Togliamo la pietra, le porte si chiudono e lasciamo aperta solo la porta da cui noi scappiamo. Nel mentre che Pinzo pensa al tavolo e Carlo nel caso prende la pietra, io mi arrampico per vedere se si può aprire il condotto di ventilazione, per capire se c'è un'altra via di uscita. Ecco. Ok, allora Sannix, ti avvicini alla botola, Pinzo alzi il tavolo, quello più vicino immagino, e lo piazzi, lo incastri sulla porta, ci entra leggermente di sbieco, ma almeno sei sicuro che dovrebbe bloccarla. Carlo rimane lì dal piedistallo, mentre state facendo questo vedete una guardia che si affaccia dalla porta e fa: ehi, cosa state facendo? Fa per entrare. Io in quel momento mi giro verso la guardia, la guardo negli occhi e le faccio: qui serve un po' di ottimismo. Gli lancio risata inconfondibile di Dasha. Bellissimo, ottimismo. Vabbè. E ok, non ha tiro per colpire, ha un tiro salvezza, no? Sì. Comunque, se vuoi te lo descrivo mentre tiri. Saggezza. Quanto ha di CD? 13. 13, ok. Comunque, se vuoi te lo descrivo, poi dopo vediamo come va. Fondamentalmente, sì, gli dico, mi giro guardandolo, gli dico ottimismo. E in quel momento mi si illumina sul braccio un mio tatuaggio, che è coperto da tutto il piumaggio nero, e si illumina a forma di 8. Questo ti guarda, guarda Carlo, fissa Carlo negli occhi. Carlo, sei ancora carico di adrenalina, wow, mi devo poter spaccare il mondo. Vi guardate, questo fa e scoppia a ridere fortissimo, proprio forte, ma da svegliare i vicini veramente, e cade a terra tenendosi le braccia, gli addominali, e inizia a piegarsi su se stesso, okay, mentre ride. In quel momento io arraffo la pietra. Io sono sempre più esperto delle abilità magiche del mio compagno Vinzo. È un vero mago. Maestro di glielo guardo, allora, e faccio tra me e me, dico: un giorno sarò forte come lui. È bello, intanto ci sono io che tossisco e faccio c'è questo qua che sta ridendo fortissimo per terra. Tu, Sannix, dopo che hai contemplato le abilità, il tatuaggio di Pinzo, mistiche, provi a guardare se la grata della presa dell'aria si toglie, ed effettivamente le dai un colpo e questa grata viene a terra, quindi teoricamente potete infilarvi da lì. E poi nel momento in cui Carlo prendi la pietra, la alzi, le rune sul piedistallo si illuminano e la porta dove era appena entrato il tizio si serra, sbrown, chiusa. La porta nascosta sul muro prende e si sigilla, si stringe su se stessa. Okay. E la porta invece dove Pinzo ha piazzato il tavolo fa per chiudersi, stan, 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 e continua a sbattere sul tavolo. Allora faccio: ok Carlo, qua posso andare, passami pure la pietra. Ok, gli lancio la pietra. Lanci la pietra, non è così, non è leggera, pesa. Ah, scusa, no. Allora, la pietra ti sembra bella grande, però l'hai alzata che ti sembra veramente tipo, non lo sai, ma sembra leggerissima, come se avessi preso in mano un sacco di piume. Non è che tarocca questa cosa, ma ragazzi, la può lanciare? No, ma no, ma figurati, come fai a essere però? È leggera. Passamela, passamela. Beh, ma perché se la tieni in mano così, cioè un bel masso,
Lo tieni in mano così. Beh, ma perché non è un uovo in realtà, magari pesa poco. Vabbè, la metto dentro la borsa conservante, così è più facilmente, diciamo, gestibile. Se io volessi fare una cosa, ovvero, dato che mi hai detto che ci passo anche io per i condotti dell'aria, e saltare su un tavolo che è lì, ok? E sì, per raggiungere su un X che magari mi aggrappa, per esempio, l'immagino che ha testa in giù, no? Mi aggrappa. Sì, dopo riesco a entrare nei condotti, no? Sì, cioè comunque tra il tavolo, eccetera, se sei sul tavolo, prendi, fai ancora un saltino, esatto. Cioè Sannix ti dà una mano, ce la fai... No, cioè, non è così scontato, ma dovresti farcela, okay. Comunque a portata. Passala qui, Carlo. Non idea. Decidetevi, tieni. Me la collo e poi dopo salto su uno dei tavoli che c'è lì nella sala e mi aggrappo su Nix che ha testa in giù per entrare nei condotti. Anche okay, Sannix lì è messo laterale. E tolgo al volo l'idea e gli do una acrobazia. Fammi un... Acrobazia? Un'atletica. Ok, un vantaggino perché c'ho Sunnix che mi dà una mano a saltare. Un vantaggino perché hai Sunnix. Dai. Critico positivo. Concesso. Critico positivo e critico. Niente. Salti. Doppio critico positivo. Ale, sei fuori dal museo. Boh. Salti senza problemi. Dai uno slancio sul tavolo, ti infili, prendi, ti alzi e sei già dentro il condotto dell'aria, Sunnix è di vicino. Ragazzi, e poi dopo la do a Sunnix, gli do la borsa conservante. Ci vediamo alla casa della tipa. Okay. Tu Carlo vai da solo quindi? Ah, lì non ci entro di certo. Vabbè, alla peggio mi butto da una finestra, dai, tanto non è tanto alto. Alla peggio, colpo in testa, è davvero, no? Sebbè. Ciao Carlo, arrivare. Buona fortuna Carlo, se vedemo. Se vedemo, va bene.